Come avrete potuto notare dal nostro canale YouTube, qualche giorno fa abbiamo provato il nuovo Feiyutech Vimbal 2, che però non è l'unico gimbal per smartphone economico dalle grandi potenzialità. Infatti, in questo settore abbiamo anche un'altra azienda cinese che, dopo aver fatto esperienza con gimbal per action cam, adesso si è buttata anche sugli smartphone. Parliamo proprio di Yi, ovvero Yi Technologies, con il suo nuovo Yi Gimbal Smartphone. È proprio questo qui. E ragazzi, sarà riuscito a farci rimanere soddisfatti? Non ci resta che scoprirlo all'interno della nostra recensione. Sotto il punto di vista del design troviamo un aspetto piuttosto comune, ovvero un corpo realizzato in plastica e degli assi in metallo. Il design è in perfetto stile Yi, ovvero semplice, minimal e discreto. Non abbiamo forme particolari o parti aggiunte per decorazione, ma semplicemente un corpo nero con finitura opaca. Nonostante tutto, la maneggevolezza sembra essere piuttosto buona e anche la costruzione, insomma, piuttosto robusta, anche se avrei preferito qualche piccolo inserto in gomma qui sulla parte posteriore per aumentare ulteriormente il grip. Le dimensioni comunque sono di 296x121x52 mm per 420 grammi di peso. Sulla parte frontale troviamo il pulsante mode per cambiare modalità di stabilizzazione, il tasto power, il joystick, il LED di stato ed il tasto shutter per scattare foto e girare video. Lateralmente è presente l'ingresso micro USB per la ricarica, mentre inferiormente troviamo l'attacco per il treppiedi. La parte in cui alloggia lo smartphone è ben realizzata, possiede un rivestimento interno in gomma e riesce a trattenere perfettamente anche dispositivi più ingombranti. Inoltre, questo può essere anche ruotato in verticale per poter girare video o scattare foto in questa posizione, appunto, quindi perfetto per le storie su Instagram o per Instagram TV. Questa operazione è possibile farla attraverso le rotelline che ci permettono anche di bilanciare il peso dello smartphone allungando i bracci del gimbal. Passando invece al funzionamento, prima di tutto è necessario specificare quali modalità di stabilizzazione abbiamo a disposizione, perché attraverso il tasto mode potremo cambiare le diverse modalità. La modalità pan viene indicata dal LED verde e abbiamo il motore del tilt e del roll bloccati. Solamente il motore del pan seguirà i movimenti del gimbal. La modalità lock ha tutti gli assi bloccati e quindi lo smartphone rimarrà fermo. Viene indicata con il LED rosso. Mentre la modalità pan e tilt viene indicata dal LED blu e abbiamo l'asse del roll bloccato, mentre gli assi del tilt e del pan seguiranno i movimenti del gimbal. Per quanto riguarda gli assi, quello del tilt e quello del roll hanno un range massimo di 320 gradi, mentre quello del pan è di 360 gradi. La stabilizzazione comunque è molto buona, infatti il gimbal svolge egregiamente il suo lavoro e anche correndo l'immagine risulterà poco mossa. Ovviamente, ragazzi, saranno presenti dei leggeri tremoli dovuti alla stabilizzazione elettronica o ottica del vostro smartphone. Tuttavia, a volte i movimenti che dovrebbe eseguire il gimbal sono un po' confusi, infatti a volte mi è capitato, insomma, che non rispondesse esattamente alla lettera ai comandi che gli fornivo. Infatti, forse sotto questo punto di vista mi sembra essere leggermente più preciso il Feiyutech, ma ovviamente non parliamo di una differenza poi così accentuata, ragazzi. Per poter effettuare molte operazioni con questo stabilizzatore e per poter sfruttare appieno tutte le sue potenzialità sarà necessario utilizzare l'applicazione proprietaria Yi Gimbal. Purtroppo questa non è ottimizzata al meglio, infatti è presente anche qualche piccolo bug random, come ad esempio la messa a fuoco ballerina, sempre attraverso ovviamente la applicazione proprietaria, e a volte, insomma, è lenta e quindi sarà necessario chiudere l'applicazione e riaprirla, oppure semplicemente tornare indietro e rientrare di nuovo nell'interfaccia della fotocamera dell'applicazione proprietaria sempre. In linea generale, sia le funzioni che l'applicazione sono molto più semplici rispetto a quelle del Feiyutech, il che rende questo prodotto perfetto per chi ha le prime armi, in quanto l'app V-Cool dell'altra azienda è un po' troppo confusionaria e piena di dettagli utili solo per chi ha già esperienza nel campo. Attraverso la schermata principale possiamo scegliere se scattare foto, girare video, effettuare panoramiche, foto a lunga esposizione o timelapse, oltre che switchare tra le due fotocamere, impostare il timer, attivare e disattivare il flash e modificare le seguenti impostazioni, ovvero il bilanciamento del bianco, la griglia, la qualità di scatto, la risoluzione video che purtroppo si ferma solamente a 1080p, la calibrazione automatica del gimbal, la velocità del joystick, la gestione del follow mode e così via. Inoltre, sull'interfaccia della fotocamera
fotocamera è possibile notare la modalità di stabilizzazione impostata e la batteria residua dello smartphone, ma non quella dello Yi Gimbal Smartphone. Questa non è indicata da nessuna parte e sarà difficile capire quando si starà per scaricare. Come vi ho appena detto, appunto, attraverso l'applicazione non possiamo registrare oltre il Full HD e questo è un peccato. Infatti speriamo che prossimamente l'azienda possa rilasciare un aggiornamento che vada a sistemare, oltre ai vari bug che vi ho elencato precedentemente, magari anche questo piccolo aspetto, perché effettivamente lo stabilizzatore funziona bene, ma l'utilizzo è compromesso da questa applicazione che insomma non è al top. Ovviamente potrete utilizzare anche l'applicazione stock della fotocamera del vostro smartphone, ma allora andrete a perdere diverse funzioni smart che lo rendono appunto più funzionale rispetto a altri stabilizzatori. Ovviamente per parte più smart intendo per esempio il timelapse assistito e alla modalità di lunga esposizione e panorama automatica. Infatti, per quanto riguarda questo aspetto, impostando la modalità timelapse potremo gestire inizialmente l'intervallo e la durata di registrazione. Successivamente tutto quello che dovrete fare è premere play, perché il pan verrà fatto in automatico dal gimbal. Stessa cosa per la panoramica, lo stabilizzatore farà tutto da solo fornendoci dopo pochi secondi lo scatto finale. Funzioni molto comode quindi anche per utenti meno esperti, a differenza di quelle presenti sull'app VCool del Feiyutek, che magari erano un po' più complicate sia da capire che da applicare. Infatti per quanto riguarda il pan dovevamo effettuare manualmente il movimento qui sui vari assi. Insomma, concludo questo aspetto dicendo che nonostante possiamo regolare la velocità del joystick su 3 livelli, quello minimo risulta essere comunque un pochino troppo veloce per i miei gusti. Avrei preferito una gestione differente con più scelta. Allora, facciamo una bella passeggiata, così almeno testiamo la stabilizzazione di questo gimbal. Dietro c'è anche il mio cuginetto che mi segue e vediamo un po', insomma, se riesce ad essere di livello. Abbiamo visto anche quella del Feiyutek, adesso vediamo, ovviamente nell'altra recensione, questa è un'altra ancora. Qualora ancora voleste vedere, ve la lascio qui sopra. Vediamo come si comporta anche questo gimbal, no? Visto che se lo acquistate e lo utilizzate con la fotocamera frontale potrete fare degli ottimi vlog. Arriviamo infine all'autonomia, perché questo gimbal integra due batterie da 850 mAh ciascuna che ci consentono di avere una buona autonomia. Infatti con utilizzo continuato sono riuscito ad arrivare fino a 6 ore, ma ovviamente se lo andiamo ad interrompere possiamo arrivare tranquillamente a più giorni di utilizzo, quindi veramente molto buono questo risultato. In conclusione ragazzi, questo Yi Gimbal Smartphone ha grandi potenzialità che però vengono oscurate da un'applicazione ancora poco ottimizzata. È vero che è uscito da poco, quindi magari inizialmente è così per tutti i dispositivi, dovremmo aspettare ovviamente un aggiornamento da parte dell'azienda, però al momento questo è quanto. Noi però confidiamo in Yi Technologies e ci aspettiamo appunto un update che riesca a migliorare sia magari tutti i vari bug presenti all'interno dell'applicazione, che magari anche il movimento degli assi, che l'ho trovato un pochino meno fluido o comunque un pochino meno preciso rispetto a quello del film.
Fayutech. Proprio per quanto riguarda quest'ultimo, se volessimo fare un confronto, possiamo dire tranquillamente che questi due prodotti sono molto simili, ma anche differenti tra di loro, perché mentre vedo questo gimbal un po' più come un prodotto pensato ad un'utenza meno esperta, infatti anche per chi ha le prime armi, una volta che lo tiriamo fuori dalla scatola, diciamo che bene o male siamo pronti ad utilizzarlo senza andare a leggere troppe istruzioni. La cosa è diversa però per il Fayutech, perché anch'io mi sono trovato un pochino in difficoltà all'inizio, perché c'erano molte funzioni, molte operazioni che dovevamo svolgere premendo più tasti contemporaneamente e così via. Insomma, ho dovuto leggere il libretto delle istruzioni e anche magari guardare qualche video sul sito ufficiale per vedere il funzionamento, per esempio, del timelapse, no? Con pane integrato. Comunque, quello che è certo è che a livello di stabilizzazione questa dello Yi, diciamo, mi convince di più, perché ho proprio notato che anche correndo comunque il video rimaneva ben stabilizzato, quindi sotto questo punto di vista sono rimasto veramente soddisfatto. Insomma, ragazzi, avrete capito che anche questo è un prodotto dall'ottimo potenziale, ma dovremmo aspettare che l'azienda, insomma, si metta in moto per rilasciare degli aggiornamenti. Comunque lui è disponibile su Amazon a circa 139 euro, vi lascio il link qua sotto insieme al link per la recensione testuale, dove sono presenti magari più aspetti riguardo questo gimbal, e quindi lasciatemi anche magari un commentino per farmi sapere se l'avete già comprato, cosa ne pensate e come vi state trovando. Ovviamente anche un like se questo video vi è piaciuto, ragazzi. Un saluto a tutti da Leonardo per gizchina.it.